Alfonso Signorini, retroscena sul Grande Fratello, subisco le tensioni. Il conduttore del GF non sopporta le tensioni. Ebbene si sta per tornare il Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini con la presenza questa volta di due opinionisti, Cesare Bonamici e Beatrice Luzzi. Quest'anno non saranno più a Cinecittà ma saranno agli studi Lumina nel Parco di Veio a Roma e c'è ovviamente un'atmosfera molto diversa. Intervistato da TV Sorrisi e Canzoni, Alfonso Signorini ha confessato che si è portato dietro dal camerino di Cinecittà il suo pianoforte che è un po' la sua coperta di Linus. Ha anche aggiunto che subisco le tensioni che ci sono intorno a me delle persone che lavoro nella mia squadra. Tensioni ovviamente di cui lui non vuole sapere nulla e dalle quali scappa sedendosi al piano iniziando a suonare dove nessuno può disturbarlo. Che cos'altro si è portato dietro? Oltre a tutti i ritratti della Callas anche una coperta a feticcio che era quella che usava sua mamma per coprirsi le gambe e che non abbandona mai per nessuna ragione al mondo. Alfonso Signorini ricorda il colloquio di lavoro più difficile. Alfonso Signorini ha poi risposto alla domanda sul suo vero colloquio di lavoro più difficile mai sostenuto. Quando l'edizione del GF VIP con Ilary Blasi si è conclusa, e si sapeva che lei non avrebbe più continuato, lui ha detto che si era trovato molto bene a lavorare con lei, decidendo quindi di mollare. Però l'editore Pier Silvio Berlusconi lo ha chiamato per un appuntamento e lui è andato con l'intenzione di comunicargli che non lo avrebbe più fatto. In realtà Berlusconi mi aveva convocato per darmi la conduzione del programma. E lui è rimasto un po' spiazzato perché non se lo sarebbe mai aspettato. Ha poi scherzato dicendo che se mai dovesse partecipare al GF punterebbe sulla sua prestanza fisica. Grande Fratello, un nuovo romanzo e regia teatrali, i suoi impegni. Sempre il conduttore del GF ha confessato che questo mestiere negli anni lo ha un po' addolcito e lo ha cambiato in meglio. È diventato più attento e rispettoso anche nei confronti di chi la televisione la fa tutti i giorni. Sono stato molto duro nei confronti di alcuni personaggi quando facevo l'opinionista, ma adesso ho imparato che bisogna avere comunque rispetto nei confronti di chi si mette in gioco perché non è un lavoro facile. Ma quali saranno gli impegni dopo i mesi e mesi del Grande Fratello? Ebbene ci saranno altre regie teatrali importanti e sta anche scrivendo il suo romanzo di cui tutti sentivano la mancanza. Per quanto riguarda la televisione credo che sei mesi di GF bastino e avanzino. Intanto ha svelato che tra lui e la Luzzi c'è un rapporto particolare.